Ciao, sono Sara da Canon Medical Systems Italia. Oggi parleremo di acquisizioni veloci utilizzando il Compress Feeder. Il Compress Feeder consente di ottenere una riduzione significativa del tempo di scansione come altri metodi di accelerazione, quale il Parallel Imaging. Questa tecnologia è basata sul Compress Sensing, che sfrutta l'image sparsity e il sottocampionamento randomico del K-spazio per accelerare l'acquisizione. Il Compress Sensing consente un accurato recupero dei dati mancanti ed è stato un importante argomento di ricerca in molte aree del signal processing, non soltanto nell'ambito della risonanza magnetica. Questa tecnologia è basata su tre pillars principali: l'incoherent undersampling, il signal sparsity e il non-linear iterative reconstruction. Per incoherent undersampling intendiamo che in modo randomico alcuni punti del K-spazio non sono acquisiti, consentendo di ottenere un riempimento più rapido del K-spazio. Questo tipo di riempimento introduce però degli incoherent artifacts nell'immagine. Questi artefatti sono differenti, più facili da rimuovere rispetto ai coherent artifacts causati dal classico parallel imaging e basati sul pattern undersampling. Il secondo pillar include la conversione dei dati nel wavelet domain, dove il segnale è di tipo sparse. Applicando una soglia, vengono mantenute solo informazioni utili di segnale, rimuovendo quelle non necessarie. Se questa soglia è troppo bassa, alcuni artefatti potrebbero rimanere nell'immagine, mentre, se è troppo alta, potrebbe influenzare anche dati significativi. Nel terzo pillar, questi due step sono ripetuti in modo iterativo, fino ad ottenere un bilanciamento ottimale tra la rimozione degli artefatti e il mantenimento dei dati necessari. Nella pratica, il Compress Feeder può essere applicato in acquisizioni 2D o 3D. Per le 3D abbiamo chiaramente più opportunità per il sottocampionamento e di conseguenza più opportunità di risparmio di tempo. Come sempre, in risonanza magnetica, questo risparmio di tempo può essere convertito per migliorare il flusso di lavoro, migliorare il comfort del paziente, eseguire scansioni aggiuntive o utilizzare risoluzioni più elevate. Se ti è piaciuto questo video, seguici per non perdere le prossime semplici spiegazioni che sono good to know.